Ciao ragazzi, sono Eros dei VAPM, Dio Eros. E io sono Alex dei VAPM, Alex Legend. Attualmente abbiamo 100.000 iscritti su YouTube, raggiunti da poco. Inoltre abbiamo 30.000 iscritti su Twitch, io ne ho 270.000 su TikTok. E buon Alex Legend? Ne ho 130.000 su TikTok, iniziato dopo di lui. La nostra passione per i videogiochi è nata grazie al nostro fratello. Lui giocava spesso, noi lo guardavamo e pian piano ce l'ha attaccata come passione e abbiamo iniziato a giocare anche più di lui, a appassionarci anche più di lui. Allora, abbiamo entrambi 27 anni, ovviamente perché siamo gemelli. Prima di fare gli influencer abbiamo lavorato come baristi, traslochi, mobilifici. Per noi diventare influencer è stata un po' una casualità. Abbiamo iniziato facendo meme, roba ironica su videogiochi e anime e pian piano si è evoluta diventando poi YouTube, facendo video simpatici, poi live e sempre di più fino a diventare una vera e propria passione e professione. Quando io dico alla gente che faccio magari lo YouTuber o lo streamer, alcuni lo capiscono bene, altri sembrano quasi schifarlo o renderlo una cosa semplice. Il problema è che non è semplice, non è affatto semplice, ci vuole tantissima pazienza, tantissima dedizione, lavoro. I risultati non li hai costanti, è sempre, diciamo che è come fosse un'altalena continua. Nel tempo ci siamo levati grandi soddisfazioni, ad esempio adesso siamo arrivati qualche mese fa ai 100.000 iscritti, quindi avremo anche la targhetta commemorativa. Ci sono molti modi per guadagnare, soprattutto facendo sponsorizzazioni o collaborazioni si guadagna ovviamente di più, perché dai e presti la tua visibilità ad altri. Diciamo che il guadagno medio è di uno stipendio medio, appunto, e poi dipende dai mesi, perché comunque ovviamente sei condizionato da quanto donano le persone in live. Un mese ti può andare benissimo, un mese un po' peggio, e diciamo che hai tra parentesi la schiena parata dagli abbonamenti, appunto dalle collaborazioni, se ti sai muovere bene. Per farvi capire la mia giornata, dalle 6:30 alle 8 faccio la live mattutina, poi dalle 2 alle 4 sono in live il pomeriggio e dopo la live pomeridiana devo realizzare i video, circa 3 TikTok al giorno, quindi spesso mi porta via quasi tutta la giornata. E più che altro la cosa difficile di realizzare tanti video su TikTok, YouTube eccetera, sono le idee. Tutte le persone che conoscevamo ci dicevano non fatelo, non farlo, e nostro padre ci diceva smettetela, sono giochini, oppure anche nostra madre diceva andatevi a trovare un lavoro vero. Oggi invece mio padre mi dice dovete arrivare a 1 milione di iscritti e mia madre è orgogliosa di me, per esempio. Il nostro rapporto con la Svizzera è, in primis noi siamo svizzeri tutte e due, mia madre è svizzera, abitiamo vicino a Ponte Tresa e grazie a un nostro fan che seguiva le live abbiamo conosciuto l'officina informatica di Bellinzona con cui collaboriamo. Ci trovate tutte le mattine, tutti i pomeriggi, tutte le sere, in live su Twitch. Il canale si chiama VAPM, che sarebbe videogiochi, anime e problemi mentali. Se avete visto questa intervista, scrivetecelo in chat in live quando passate a trovarci.